Se ti è capitato di spedire un pacco con DHL, è possibile che ti abbiano fatto compilare una ricevuta di spedizione simile a questa. Oppure, ad esempio, in un service point ti hanno dato comunque una ricevuta di spedizione con un codice che è di 2, 4, 6, 8, 10 cifre, con un codice a barre. Ora, per verificare questa, la tua spedizione, a che punto sta, quindi fare il tracking come si suol dire, bisogna utilizzare questo codice numerico, che si chiama, Waybill, ABB, insomma. E ad esempio sul pacco spesso e volentieri il codice viene riprodotto in questo modo. Vedete, questo è il codice appunto Waybill che abbiamo visto sulla precedente ricevuta. Questo è un altro pacco, chiaramente questo è un altro codice, ma questo è sempre 2, 4, 6, 8, 10 cifre. Era insomma per farvi vedere il tipo di etichetta che viene riprodotta e messa sul pacco. Ora vi faccio vedere come verificare questo tipo di spedizione. C'è chiaramente un sito apposito dove andiamo a prenderlo e andiamo sul sito di DHL, scriviamo ad esempio sulla ricerca tracking, cerchiamo insomma la pagina per rintracciare la spedizione di DHL. Andiamo ad esempio a trovare il sito, che è questo. Vedete? Andiamo in questa sezione ad inserire il codice che insomma abbiamo visto precedentemente sulla ricevuta e ci darà il risultato come risultato. Il tracking, la posizione del pacco, insomma, tutti i suoi precedenti passaggi, insomma.